Dire che non ci sono. Ho bisogno di un caffè. E la signora Ferrari non è ancora arrivata, mi dispiace. Arrivederci. C'era un passo carraio libero. Ginevra, ti spiace? Sono il tuo assistente di produzione, non il tuo autista. È proprio qui sotto. Quella. E questo figaccione chi è? Mm? Allora, com'è finita? Che cosa? La festa, com'è finita? Lasciamo perdere, che è meglio, va. Paolo mi ha raccontato tutto. Tutto? Che ti ha accompagnato a casa e che era un po' ubriaco anche lui. Ubriaco? Certo, tu te ne vai e lo lasci lì. Ma vabbè, cosa vuoi che succeda? No, voglio dire, Paolo è carino, è pieno d'attenzioni. È che ogni tanto è un po' tanto prevedibile, no? Prevedibile? Cioè, vedi, io sono la sua stella polare, per lui non esiste nient'altro. Vabbè, a parte il lavoro. E la moto. E la Champions League. Comunque, voglio dire, non è proprio uno di quei tipi che ti fa perdere la testa, no? Sì? No. Ah, ecco, appunto. Non so, uno di quelli che al primo sguardo sa già tutto di te, che ama le stesse cose che ami tu. Un po' intrigante, inquieto. Poi meglio se è moro, con due begli occhi chiari e le labbra carnose. Vabbè, logicamente amo Paolo, chiaro, no? Però mi sfugge perché vuoi sposarlo, scusa. Beh, mica posso fare la fidanzata vita, no? Comunque, se incontri un tipo così, fammi uno squillo, eh? Non si sa mai. Ciao. Ciao. Lo sai dove era parcheggiata? Davanti al pronto soccorso. Quella è scema. Un suono simile allo squillo del telefono, veniva da qua, l'hai sentito? No. Sicuro? Tanto non chiama. Chiama. Non fosse altro che per dirmi che è finita, ma chiama. Simone, ti ha buttato fuori di casa, ha cambiato la serratura, sequestrato la macchina, bloccato il conto in banca, ha formattato il computer e chiesto il divorzio. Forse una telefonata per dirti che è finita non è proprio necessaria. No, fa così per provocarmi. Tu non la conosci. È mia sorella. Mia moglie non mi parla più. Non ho più un soldo e mi tocca vivere qua nel mio ufficio con te. Ah, ecco, a proposito, ti volevo dire una cosa. Senti, guarda che io appena trovo casa me ne vado, tranquillo. Sì. Sono 2 anni che lo dice Antonio. Angela, dobbiamo parlare, cazzo. Amore. Sardella. Segna dopo il passo. Sì, pronto? Sì, no, mi scusi, stavamo provando una scena. Oh, telefonate sì, brevi, che a me il telefono serve. Sì, diceva? Ah, una pubblicità. Beh, sa, io sono un attore, normalmente non faccio pubblicità. Mi scusi, quanto ha detto? Ristagno di liquidi, basta la cellulite alla buccia d'arancia. Celluvia ha scoperto la parte migliore di me. Ho detto basta al bruciare giù. Niente, d'accordo, però mi sembra una di quelle. Ma sei un punto carino? Buono, cioè. Sì, io la presenterei con i capelli stirati, drisci. Ho detto basta ai cuscinetti di grasso, al ristagno di liquidi, alla buccia d'arancia. Basta, alla cellulite. Ma scusami, cosa fa questo ragazzo qua? Non lo so. Scusi, non lo so. Ma lei cosa fa qua? Come cosa faccio quasi? Ma chi avete chiamato questo? Per il provino? Ma assolutamente.
No, ma mi avevate chiamato per il provino, io cazzo sto facendo il provino. No, no, vada, vada. Devo andare? Come vuoi, tesoro, rimani pure. Vabbè. Vabbè, allora andiamo avanti. Cazzo. Scusate, basta. Scusate. Antonio. Ci conosciamo? No, non ancora, hai 5 minuti. Maria, hai detto? E chi sarebbe, un caso umano, una disadattata? No, solo una che deve distrarsi un po'. E tu vuoi che vada a letto con lei? Ma no, devi corteggiarla, uscire un po' con lei, portarla in giro. Essere carino, insomma. E perché proprio io? Perché hai faccia tosta? Sei messo piuttosto bene. E non hai neanche un filo di cellulite. Senti un po', tesoro, io sono un attore, non un gigolo, va e bene? E questo ti sto chiedendo, di recitare. Anche con un compenso adeguato. Quanto adeguato? 2000 euro? Mm-hmm. E altri 2000 se otterrai quello che mi aspetto da te. Non lo so, ci devo pensare. Sono molto impegnato in questo periodo, quindi... Vabbè, ma non pensarci troppo, perché io trovare un altro come te ci metto un attimo. Chiamami. Ciao. Ciao. 2000. Più altri 2000. Sono arrivati i nuovi campioni.